Il fischio del direttore di gara e quindi può partire questa 18ª giornata di campionato. Viene stoppato qui Sebastian Immordino, allarga per Ghinelli, ma attenzione a Re Davide, attenzione a Ciamei che è solo davanti a Giannone. Ciamei scarica tiro per Sebastianelli, conclusione alta e nulla di fatto. Non supera Facchini, ottima la copertura che adesso ha il pallone, Facchini può allargarlo, attenzione a Ghinelli, Ghinelli e trova la prima rete del match, Ghinelli apre le marcature al palo Tarquini di Ciampino. Il contropiede con Dionisi, Dionisi! Ancora lui, Dionisi. 24esimo gol in questo campionato per Andrea Dionisi. La rete, incredibile, terzo gol del TC Parioli, venuto in maniera molto stramba ma efficace, e quindi 3-0 per il Parioli quando siamo al 17esimo. Numero di Dionisi, intanto palla per Ghinelli, Ghinelli, diagonale vincente per il numero 16 ed è 4-0. Grande respinta di Giannone. Parte Barone, carica il destro. Buona la respinta di D'Onofrio. Possesso di nuovo ciampinese, ma gioca male il pallone. Ora Covelluzzi, prova il sombrero. Covelluzzi, buona la giocata. Gran gol di Mirko Covelluzzi, che accorcia le distanze. E si ricomincia. Ne supera un altro, Barone! Prontissimo Giannone che va a rete, la sua conclusione, c'è il miracolo dell'altro numero uno, Sebastiani. Fortunatamente pallone di nuovo nelle mani dell'Ali Nuovi, attenzione Sebastianelli! Giannone, un altro miracolo.
ancora Re Davide per Masi. Ora Cannata! Cannata! E accorcia le distanze! Cannata! Ora Dionisi! Attenzione Dionisi! E il pallone questa volta va a rete! E allora ristabilisce le distanze il numero 10, Andrea Dionisi. Attenzione a Facchini che ha di nuovo lo specchio per tirare, ed ecco anche il 6-2 del numero 7, Facchini. Aveva la porta sguarnita Sebastianelli, un buon angolo di tiro, ma attenzione Carrarini! Entrato da poco il numero 15, Carrarini! Si allunga il pallone, allora Covelluzzi, Covelluzzi messo per Carrarini! Si divora il quarto gol! Allora Dionisi, ancora il numero 10, Dionisi la mette in mezzo per Chinelli ed è un cioccolatino per lui e quindi tripletta personale per il numero 16. A spazio sulla destra Cannata, lo vede Masi, Cannata si libera di Chinelli, Masi trova il quarto gol per la sua squadra al 22esimo. Dionisi ancora il numero 10, Dionisi 8-4 per il TC Parioli. Si cambia lato, Ciamei e Sebastianelli trova il quinto gol per la sua squadra. Ciamei dietro per Masi, allarga per Barone. Ora attenzione! E viene assegnato il gol dal direttore di gara e quindi passivo che si riduce a due gol. Ancora il numero 9, conquista un buon pallone, Covelluzzi! Pallo clamoroso di Ciamei, ancora Mirko Covelluzzi! Adesso Cannata, attenzione Cannata! Settimo gol dell'Anni Nuovi e partita ufficialmente riaperta! Giannone lancia per Ginanni, esce l'incredibile rete del TC Parioli, fortunati in questa occasione la squadra di casa. Attenzione a Masi però, Cannata, Cannata! Attenzione, match che non si vuole chiudere qui al Pala Tarquini. E finisce qui il match al Pala Tarquini, match emozionantissimo. Ne esce vincitrice il TC Parioli. Io non attribuisco alla fortuna, ma attribuisco ai demeriti nostri, che sotto porta dobbiamo essere più cinici, più cattivi. La differenza l'ha fatto questo, nonostante i vari errori commessi nel primo tempo, eravamo stati bravi a recuperarla con il portiere di movimento, ma poi quegli errori decisivi ripetuti hanno segnato l'esito della partita. Vittoria secondo me meritata, primo tempo stavamo 4-0, 4-1 e potevamo stare pure 5-6-1. L'importante è che abbiamo vinto, era una forse degli ultimi treni possibili per provare almeno a arrivare ai playoff, l'importante è quello.